Ai microfoni di Battivaglia 1929, Antonio Granato, storico commerciante di Battivaglia, presente sul territorio dal 1967. Antonio, l'amministrazione come fa partecipe i commercianti e come partecipa all'attività commerciale in città? Purtroppo dobbiamo dire in pessimo modo, questo lo dico insomma perché sul serio insomma ci siamo dati da fare spessissimo per tentare di mettere insieme un pochettino di idee per quanto riguarda il commercio, ma basta guardarsi un pochettino intorno con tutto quello che è accaduto dai nuovi centri commerciali, dalla pianificazione urbana, dalle strade come sono conciate sulle nostre vie, insomma quello che vediamo è che non c'è partecipazione da parte di noi commercianti, vorremmo semplicemente avere un pochettino di voce in capitolo, visto che è qualcosa che ci riguarda, che riguarda insomma tutto quanto quello che gira intorno al commercio battipagliese, che è sempre stato il non plus ultra del commercio per la provincia di Salerno, oggi ci vediamo completamente abbandonati, quindi a noi risulterebbe proprio importante capire l'assessorato al commercio, per quale motivo invece di parlare con le singole associazioni che poi rappresentano, credimi, veramente pochissime attività commerciali, per quale motivo non fa un semplicissimo giro. Io dico sempre una cosa veramente di una chiarezza estrema, far passare per tutti i commercianti la possibilità di una sorta di questionario, cose da poter fare, che cosa si può individuare come qualcosa di più per il commercio battipagliese, e poi ergerci noi come i primi a tentare di risolvere le cose, quindi parlare lì in comune con chi di dovere per tentare di cambiare un po' le cose. Stiamo veramente mortificando il commercio di Battipaglia e ci ritroveremo, ma già basta passare per il centro cittadino e vedere tutte le attività che non esistono più, ci ritroveremo insomma con una città dormitorio che veramente non avrà più neanche la possibilità di vedere due lucine accese, ma non per Natale, per tutte le sere, perché il commercio sarà tutte quante con saracinesche abbassate. Ritorna come ogni anno la questione isola pedonale sì, isola pedonale no. Antonio Granato, che cosa ne pensa e eventualmente i pro e i contro di questa probabile e possibile iniziativa? Resto dell'idea che la partecipazione è fondamentale, quindi in primis direi, dove bisogna fare l'isola pedonale, parlare con i commercianti di quella zona. Sicuramente in altre zone d'Italia e in altre zone anche della provincia di Salerno l'isola pedonale sembrerebbe aver portato un pochettino di cose positive. Abbiamo già sulla strada proprio lì al comune, abbiamo visto che quella parte che è stata già pedonalizzata, quindi di fronte a Piazza Madonnina su Via Italia, abbiamo visto che sembrerebbe esserci un bel movimento a livello di persone, quindi anche per i cittadini che vogliono lì scendere, farsi vedere non soltanto semplicemente la domenica ma pure la sera, e quindi può servire pure per i commercianti. Però ad esempio parlare con quei commercianti che hanno potuto vedere la differenza tra il prima e il dopo, se c'è stata effettivamente una qualità migliore della vita delle persone e quindi di rimando anche dei commercianti, perché no, ragionare anche su altre parti della città. Cioè proviamo a capire che ormai se il senso del commercio deve essere quello dell'apertura di questi centri commerciali, del modo di mettersi tutti quanti all'interno di una struttura, cosa fare di quelli che invece hanno sempre pensato di far del bene al cittadino qui su strada, se appunto fare questa sorta di centro commerciale all'aperto, chiamiamolo come vogliamo, magari potrebbe essere la pavimentazione, la chiusura potrebbe servire anche a questo. Ragioniamo nella partecipazione, questa è la parola fondamentale, commercio uguale partecipazione con i cittadini, con i commercianti, con il comune, con tutto quello che è di dovere che bisogna relazionarsi.